conto che anche gli altri certamente non li ho persi di vista. La prossima, per favore. Ecco, allora, storicamente la teoria dei sistemi nasce con Ludwig von Bertalanffy, che è un austriaco che ha cominciato in Austria e poi ha continuato i suoi studi e le sue ricerche negli Stati Uniti. E effettivamente è riuscito ad aprire una finestra molto, molto importante. Che c'è? Va bene, vado avanti io allora. Così mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Va bene, allora. Ecco, stavo dicendo appunto che von Bertalanffy scrive questo testo già nel 33, che sarebbe la teoria generale dei sistemi. Ed egli pronuncia una frase che è rimasta così capitale, che pensare in termini di sistemi gioca un ruolo dominante in un ampio intervallo di settori, quindi su grande varietà di campi, che va dalle imprese industriali agli armamenti fino ai tempi più misteriosi della scienza pura. Ecco, è stata per così dire, una scoperta che ha avuto un grande successo, molte applicazioni, di cui però l'uomo della strada, pur applicandoli magari inconsapevolmente, non è così conscio. E comunque, la teoria generale dei sistemi von Bertalanffy, che poi è stata incrementata da Norbert Wiener, che era invece un grande matematico americano che si è dedicato soprattutto a tutta la teoria del calcolo, sono stata alla base praticamente dello sviluppo di tutti i grandi calcolatori elettronici. Ecco, vediamo che la cosa nasce appunto dalle matematiche, anche se von Bertalanffy essenzialmente era un biologo. La fisica moderna, o in fisica moderna, un sistema complesso è un sistema dinamico, quindi ritenete soprattutto i concetti che ho sottolineato, ha molti componenti, ovvero composto da diversi sottosistemi che tipicamente interagiscono tra di loro. Tali sistemi vengono studiati tipicamente attraverso apposite metodologie di indagine di tipo olistico. Anche questo è un termine importante. Il nostro corso di master al Politecnico di Milano si ispira proprio ai principi olistici della visione complessiva e quindi integrata dei diversi aspetti della vita. Ovvero come computazione. Ecco, non sto a leggerlo tutto, è comunque importante questa definizione che trovate anche da voi in Wikipedia se vi interesserà il tema. E qui troviamo un'altra definizione, la fisica moderna, o in fisica moderna, teoria della complessità. Quindi abbiamo i sistemi e la complessità, e praticamente sono le due facce della stessa medaglia. La complessità o teoria dei sistemi complessi, o scienza dei sistemi complessi, è una branca della scienza moderna che studia i cosiddetti sistemi complessi, venuta affermandosi negli ultimi decenni, e sono la spinta dell'informatizzazione. Praticamente questo nostro nuovo mondo fatto di algoritmi, di calcolatori, eccetera, è figlio di questo pensiero
che è iniziato, come già dicevo, intorno a metà del secolo scorso e che oggi praticamente è dominante in tutta la scienza moderna. Arriviamo così a un grande pensatore francese che si chiama Edgar Morin. Questa bella testa di un certo signore, appunto, che oggi ha 101 anni e continua a scrivere libri che hanno un grande successo. Io vi invito così a memorizzare questa persona, questo scienziato, perché troverete in libreria anche su Amazon o dove volete la sua opera che è praticamente tutta tradotta anche in italiano. La sua opera principale si chiama La Méthode, il metodo, e riunisce praticamente tutta la teoria dei sistemi complessi. Ha poi fatto anche dei riassunti del tipo Introduzione al pensiero complesso, oppure ancora, e questo veramente è stata un'opera che quasi rivoluzionaria per la scritta nel 1974, e si chiama Il paradigma perduto, dove insiste sul fatto che con la scienza moderna, che si specializza sempre di più in canali tanto, tanto puntualizzati che poi non vedono più quel che circola intorno, e si perde la visione d'insieme, che invece è quella la vera rappresentazione del nostro mondo, della nostra vita. Morin, a proposito della visione complessa dei sistemi, dice che maggiore è la quantità e la varietà delle relazioni tra gli elementi in un sistema e maggiore è la sua complessità, a condizione che le relazioni tra gli elementi siano di tipo non lineare. Non lineare vuol dire che non siamo nei termini di una leva interfissa, ossia che io, se io schiaccio un bottone, mi esce sempre e indubitabilmente lo stesso risultato. Una relazione non lineare vuol dire che a una certa sollecitazione il risultato dell'intervento può essere anche stocastico, può essere anche aleatorio. Un'altra caratteristica di un sistema complesso è che produrre un comportamento emergente, cioè un comportamento complesso non prevedibile e non desumibile dalla semplice sommatoria degli elementi che compongono il sistema. Quindi vedete come questo pensiero si avvicina molto alla vita di tutti i giorni. E quindi mi introduco subito così in un campo d'applicazione estremamente vicino a noi, vicino a voi, vicino a tutti, che, siccome insegno urbanistica, mi è particolarmente caro questa frase, che niente maggiormente simile alla vita che una città. La città vista come sistema, visto come un interagire di tantissime cose, di molti individui, che qui vedete in piazza del Duomo a No, Milano. professore, non vediamo, siamo fermi alla slide fisica moderna. Chiedo a chi già sta condividendo le slide di poter andare avanti, grazie. Scusi? Non vediamo, siamo fermi alla seconda slide. Chiedo a chi sta condividendo le slide da parte di BIMED di poter andare avanti, altrimenti siamo fermi sulla Ah, mi seconda scuso. slide. Allora andate avanti sicuramente. No, siamo ancora fermi. Dell'urbanistica, vediamo questa frase di un ricercatore sempre francese: l'obiettivo a lungo termine è quello di sviluppare una scienza della città convalidata empiricamente. Cioè, è interessante vedere che una cosa importante come la città, come gli insediamenti umani, non possa avere ancora
diciamo, un fondamento scientifico tale da poter gestire la città in modo meno aleatorio di quanto si è fatto finora. Alla prossima. Può andare avanti? Ci siamo? Ecco, allora entriamo dopo questa introduzione che spero abbia stuzzicato un po' la vostra curiosità e vediamo che di entrare nella materia proprio pratica di che cos'è un sistema. Vediamo in particolare, allora, se guardiamo in basso a destra siamo alla diapositiva 9. Giusto, Andrea? No, siamo avanti qua, risulta la 11. Ok, benissimo. Ora sì. Ci Io volevo spiegare la 9 adesso. Che cosa siamo. si intende per sistema? Quali sono le basi fondamentali dell'analisi dei sistemi? La necessità e l'utilità del pensiero sistemico. Allora, per quanto concerne il sistema, che cosa si intende per sistema? Sistema è. Nasce un sistema quando ci sono due elementi collegati tra di loro con delle interrelazioni, quindi con delle, in cibernetica si parla con degli scambi di informazione. Gli scambi di informazione possono essere di varia natura, può essere energia, può essere anche solo informazione nel senso più ampio del termine. Di regola, come si vede nello schema così, a triangolo, dove ho semplificato al massimo la natura di un sistema. Se qui abbiamo tre elementi che quindi cominciano a aumentare notevolmente, passiamo da 1 a 3 i collegamenti tra gli elementi. Ecco, vedete che il sistema si complica immediatamente. Il sistema di regola ha questo di particolare, che ogni elemento che lo compone è a sua volta un sistema o un sottosistema composto da diverse componenti. È altrettanto vero l'inverso, ossia questo sistema è sottosistema di uno più grande, di uno più ampio che lo contiene completamente. Ogni sistema è introdotto in cosiddetto ambiente. In un ambiente con il quale scambia delle informazioni. Qui vedete con la freccia azzurra simbolicamente dimostrato, ossia il sistema scambia che cosa? Soprattutto energia, ma scambia anche, sì, anche. Allora andiamo più nel pratico. Prendiamo una persona come tutti voi o come me. Noi siamo un sistema. Noi siamo un sistema che, diciamo, nella prima analisi più facile, siamo fatti di una testa, di due braccia, due gambe, un tronco, eccetera. Però, se guardiamo più da vicino, anche il singolo braccio è fatto di pelle, di muscoli, di vasi sanguigni, eccetera. I muscoli loro stessi sono fatti di cellule e anche le cellule sono fatte di tante cose, come avrete sicuramente imparato nelle lezioni di biologia. E questo è scendendo sempre nel dettaglio più piccolo, fino all'atomo e fino alle parti dei singoli atomi che ci compongono. Rispettivamente, ogni singola persona è parte di un sistema più grande, quindi di una famiglia in genere, non tutti, ma la maggior parte di noi fa parte di una famiglia. Le famiglie fanno parte di una società, spesso di un gruppo di amici, un gruppo di colleghi, un gruppo di studenti, e loro stessi fanno parte della specie umana. E vedete quindi che i sistemi continuano ad aggregarsi o disaggregarsi mantenendo determinate proprietà oppure
nell'aggregarsi sviluppano altre proprietà. Come ben sapete, una persona da sola sviluppa una certa forza, ma se metto 10 persone a tirare una corda, probabilmente tirano dei pesi che è multiplo rispetto alla forza sviluppata dal singolo. I sistemi c'è necessariamente di due categorie, cioè le due grandi categorie dei sistemi che è importante conoscere. Uno sono i sistemi aperti e altri sono i sistemi chiusi. I sistemi aperti sono detti anche sistemi dinamici. I sistemi chiusi invece sono inerti. In pratica scambiano ben poche informazioni con l'ambiente nel quale si trovano e vorrei citare delle categorie. Una distinzione fondamentale tra i sistemi aperti inerti e i sistemi aperti dinamici e i sistemi chiusi. I sistemi chiusi sono composti da singoli elementi che in genere sono abbastanza resistenti, ma l'insieme è fragile. Mentre i sistemi aperti sono composti da elementi fragili che però nel loro insieme danno un supersistema molto più resistente e forte. Vedremo poi che i sistemi dinamici hanno altre caratteristiche importanti. Un sistema chiuso normalmente è una macchina. Anche un'automobile, che pur essendo complesso, è un sistema che non evolve, insomma, al massimo si deteriora e non riesce a ripararsi. Un sistema aperto, come abbiamo già detto, è una persona, anche un animale, un gruppo di animali, eccetera, che di regola, se la sollecitazione non è eccessiva, riesce ad autoripararsi. E quindi a mantenersi in vita. Però, se noi prendiamo in un sistema aperto una singola cellula, è una qualcosa di quasi impalpabile, poco resistente. L'insieme delle cellule, però, riesce a sviluppare un muscolo che a sua volta può essere anche molto forte e molto resistente. Ecco, mi date la prossima diapositiva, per favore. Si vede la 10? Benissimo. Sì. Allora, continuiamo nelle caratteristiche dei sistemi. Il pensiero sistemico è un modo di pensare, è un linguaggio per la descrizione e la comprensione delle forze, delle interrelazioni che modellano il comportamento dei sistemi. Quindi le interrelazioni tra i singoli elementi sono determinanti per il comportamento del sistema stesso. E l'analisi dei sistemi va a cercare quali siano queste interrelazioni, perché solo conoscendo le interrelazioni si riesce a descrivere, quindi capire come funziona il sistema stesso. Questa disciplina, quindi l'analisi dei sistemi, ci aiuta a vedere come modificare i sistemi in modo più efficiente e ad agire in sintonia con i processi naturali del mondo naturale ed economico. Questa è una definizione data da un ricercatore, si chiama Senger. Però, se la estendiamo nella pratica, per esempio, come ho già citato, alle città, è vero che se non riusciamo a descrivere bene i fenomeni che reggono, che determinano e che fanno evolvere la città, è difficile governarla. Qui nasce proprio, diciamo, un'applicazione del termine governance, ossia come gestire, come manipolare anche
una realtà in modo tale che vada a beneficio della società e non al suo detrimento. Vediamo la prossima. Ecco, i sistemi hanno molte caratteristiche. Vi ho già spiegato appunto la differenza tra sistemi chiusi e sistemi aperti o dinamici. Vi ho detto che cosa sono gli elementi. Elementi è qualsiasi parte o subsistema che compone il sistema stesso. Importante questa nozione della prossima, delle relazioni, ossia i collegamenti tra i diversi elementi, detti anche interazioni. Interazione vuol dire che se io modifico qualcosa in uno componente, necessariamente anche tutte le componenti adesso collegate avranno forte o meno forte, ma comunque avranno delle mutazioni, dei cambiamenti di stato. Torno a ripetere, la nozione di ambiente è tutto ciò che circonda il sistema e con il quale il sistema stesso ha delle relazioni, ha degli scambi di informazioni che sono fondamentali perché gli scambi. Tra gli esseri umani, per esempio, gli scambi di informazione può essere anche semplicemente la parola, ossia scambiarsi delle informazioni. E questo è stato fondamentale, per esempio, nell'evoluzione dell'Homo sapiens, passando dalla scimmia arrivare all'Homo sapiens, la nascita e l'evoluzione del linguaggio, quindi della possibilità di scambiarsi delle informazioni, ha fatto sì che per esempio l'Homo sapiens prevalesse sull'uomo di Neanderthal, che era, diciamo, lo stadio precedente dell'evoluzione dalla scimmia all'Homo sapiens, perché grazie a una maggiore abilità nel costruire un linguaggio, un'informazione, erano diventati particolarmente forti, meglio organizzati e quindi sono riusciti a soppiantare le specie precedenti e appunto a sostituirsi nella colonizzazione del mondo. Ecco, questi scambi, il linguaggio corrente, che è sempre un po' anglofono, si chiamano input e output. Input e output, come vedremo più tardi, danno luogo al metabolismo del sistema. Ne parlerò ancora. Ci sono situazioni anche importanti, dove tornerò con una specifica diapositiva che spiega il concetto di omeostasi, il concetto di resilienza. Vi farò due parole di introduzione alla teoria del caos e al teorema di Gödel, questo matematico così dall'inizio degli anni 2000. Ecco, queste sono tutte situazioni, ecco, caratteristiche che descrivono la realtà dei sistemi. Ho dimenticato, non dimenticato, riprendo un po' sopra il concetto di biocenosi. È un concetto che, per esempio, Morel descrive benissimo in uno dei suoi dei capitoli del suo libro già citato, appunto Il paradigma perduto, è una nozione abbastanza recente, cioè della seconda metà dell'Ottocento, il concetto di biocenosi. Il concetto di biocenosi indica quell'habitat, che può essere piccolissimo ma anche abbastanza grande, nel quale vivono diverse specie, che possono essere specie animali o specie vegetali, di cui uno ha bisogno dell'altro, per cui ci sono anche degli scambi di tipo simbiotico, quindi di aiuto di una specie per l'altra. Quando si guardano i documentari sugli animali,
selvatici, a seconda del regista, si può tifare per la gazzella o per il leone. Comunque, la gazzella è funzionale al leone, il leone è funzionale alla gazzella. E la biocenosi vuol dire appunto l'equilibrio di questo insieme di specie, ed è i problemi che noi abbiamo oggi con il cambiamento climatico nascono dal fatto che l'uomo, presumendo della sua forza, ha esagerato nell'attribuirsi delle parti eccessive all'interno della biocenosi, mettendo in pericolo la sopravvivenza di talune specie. Non per nulla si parla, ed è un problema generale, quello della riduzione della biodiversità, quindi dalla tendenza alla scomparsa di talune specie. Certe, per esempio, le zanzare, sarei molto contento anch'io che scomparissero. Però meglio sarebbe se qualcuno mi spiegasse a cosa servono. Però sicuramente conoscete la nozione di catena alimentare, dove il più piccolo mangia sempre il più grande o il più forte, oppure dove tanti piccoli si mettono insieme per poter salvaguardare la loro specie nei confronti delle aggressioni del più forte, quindi anche il più forte comincia a essere meno aggressivo e, per così dire, a negoziare anche lui la sua sopravvivenza. Ecco, io spero con queste nozioni di darvi degli elementi pratici legati alla vita di tutti i giorni, perché è importante ragionare in termini di sistemi dinamici e di complessità. Prossima diapositiva, per favore. Ecco alcune altre caratteristiche dei sistemi. Uno è la dinamica dei sistemi, cioè i sistemi aperti, i sistemi dinamici cambiano continuamente anche per adeguarsi, adattarsi all'ambiente che li circonda. La teoria di Darwin, che in qualche caso non calza, ve lo dirò perché, ma comunque in generale estremamente suadente e convincente, è questo adattamento all'ambiente che fa sì che una specie diventi particolarmente resistente, che abbia più successo nella competizione per l'aggiudicazione delle risorse del pianeta. Una di queste specie che si è particolarmente adattata bene all'ambiente è la specie umana, esagerando, come ho già detto prima, anche nell'attribuirsi anche una parte eccessiva delle risorse del mondo. Però questo non si limita, diciamo, agli animali veri e propri, ma vediamo di grandissima attualità, tutta la pandemia, il virus Covid-19 che continua a mutare, per nostra sfortuna, proprio per adeguarsi sia all'ambiente, ma anche per adeguarsi alla scienza dell'uomo che invece cerca di cancellarlo. E quindi continuando a inoculare dei vaccini, cosa succede? Che qualche esemplare riesce, perché non è esattamente identico al suo vicino, riesce a sopravvivere anche rispetto ai vaccini, a tutte le misure di protezione che abbiamo inventato, e dà luogo a un mutante, quindi a una variante resistente più di altri, quindi che avrà più successo nella riproduzione. Siccome questi bacilli, questi virus hanno la cattiva abitudine di moltiplicarsi molto rapidamente in numero gigantesco, la pandemia continua.
Quindi la dinamica dei sistemi, l'adeguamento all'ambiente, l'auto-organizzazione è anche una delle caratteristiche dei sistemi aperti. L'auto-organizzazione cosa vuol dire? In parole povere, l'auto-organizzazione è quello che non sa fare una macchina perché deve essere organizzata da qualcun altro, quindi dall'uomo che la fabbrica. Mentre invece le specie viventi riescono a auto-organizzarsi, a darsi delle regole, in fondo anche gli insetti hanno queste regole, o come vedete qui nell'immagine di un volo d'uccelli, ci si chiede sempre come faccia uno stormo di uccelli a volare, a girare, a prendere delle curve anche imprevedibili, come in questo caso, senza che ci siano degli urti, non ci sono mai incidenti in questi stormi di uccelli, perché ci sono delle regole che si sono dati, basta tenere d'occhio il vicino di destra e quello di sotto, per avere sempre la distanza di sicurezza rispetto a quell'altro che vola. Una prossima caratteristica dei sistemi aperti è l'autoriproduzione. Come sapete, in biologia c'è un programma fondamentale, una delle leggi più importanti della vita nel mondo, che è quella del programma, della sopravvivenza della specie. Ogni specie ha praticamente una legge fondamentale, che è quella della poter portare avanti la sopravvivenza della propria specie. E quindi ogni componente di questo sistema, per esempio dello stormo di fringuelli come questo o di altri esseri viventi, è quello di nascere, di crescere, di riprodursi e di morire. Questo è tipico dei sistemi viventi, dei sistemi dinamici, e non esiste invece nei sistemi chiusi, perché quelli non si riproducono e quindi al massimo possono solo deperire. Comportamento emergente. Ricorderete che nella citazione di Morin si parla di comportamento emergente. È un comportamento innovativo, in fondo, un comportamento che non riproduce sempre le stesse routine, le stesse un'adattazione, avere sempre la stessa reazione, ma a un certo momento può essere anche un individuo che ha un altro tipo di reazione. Ora, questo tipo di reazione nuovo, se è negativo, comporterà degli svantaggi per chi esce dal seminato, per così dire, per chi si comporta diversamente. Se invece questo nuovo comportamento ha successo, ebbene questo determinerà un progresso evolutivo per la specie. È un po' quel che succede anche nella specie umana. Quando c'è stato un certo giovanotto californiano che si è messo in mente di inventare il personal computer, o rispettivamente, peggio ancora, il telefonino, bene, poteva anche andargli male, come è successo per molte altre invenzioni, ma nel caso suo gli è andata bene, ha praticamente trasformato la società. Oggi praticamente non è più pensabile vivere senza un telefonino, perché altrimenti si è fuori dal coro, si fa una vita da eremita, il che libero chiunque voglia fare l'eremita, però serve poco alla sopravvivenza della specie e quindi anche al assolvimento del programma biologico. C'è poi il tema delle biforcazioni, delle varianti, che è legato al comportamento emergente, ossia quella situazione in cui
non sempre l'evoluzione della specie segue dei progressi logici per noi che siamo persone logiche e che osserviamo queste reazioni, ma ci sono così, quelli che diciamo volgarmente chiameremmo un salto della quaglia, ossia un salto laterale invece che in avanti, che però si rivela magari anche positivo per l'evoluzione della specie e quindi per l'evoluzione del sistema stesso. La transizione al caos, beh, io non sono uno specialista della teoria dei caos, ma è interessante però vedere che ci sia gente che si dedica allo studio della teoria del caos. E vediamo una piccola spiegazione sotto, che sempre dedotta dagli scritti di Morin, e i sistemi complessi adattivi, cioè si situano tra l'eccessivo ordine. Quindi una staticità che ricorda da vicino un meccanismo, quindi l'estremo della staticità, e eccessivamente disordinato, ossia un caos fuori controllo che può sconfinare, quando si parla di un sistema sociale, nell'anarchia. Ecco, tendere al caos vuol dire far evolvere il programma biologico della specie. E questo può avere dei pericoli, ma sicuramente tendendo al caos, quindi al cambiamento, si fa evolvere appunto anche la cultura. Ecco, quindi alcune caratteristiche dei sistemi dinamici ed aperti. La prossima, per favore. Ecco, qui introduco dei concetti un po' particolari, sempre legati all'analisi sistemica e soprattutto al lavorare con i sistemi. Il primo concetto è il concetto dei modelli. Come avrete capito, ragionare sui sistemi vuol dire ragionare su delle realtà complesse, come vuole il sistema, e che difficilmente descrivibili. È difficile per una sola mente umana conoscere, gestire correttamente un sistema. Allora cosa succede? Bisogna sviluppare dei modelli. I modelli sono una rappresentazione di un sistema complesso, semplificato fino al punto da poter capire, da poter così abbracciare con una sola mente o con una mente di un piccolo gruppo interdisciplinare la realtà di una situazione complessa. Vi porto un esempio. Qualcuno ha avuto l'idea di lanciare questo nuovo telescopio che è appena arrivato in orbita o nel punto di stabilità che gli era stato prestabilito. Ebbene, è costato 10 miliardi di dollari quel telescopio, farà forse fare dei grandi progressi di conoscenza all'umanità, ma ci sono voluti 10 anni oltre 10 miliardi di dollari. Di un numero incredibile di migliaia di ricercatori, di scienziati che hanno collaborato efficacemente per riuscire a concepirlo e soprattutto a costruirlo e poi a lanciarlo e fare in modo che spiegasse il proprio specchio a non so quante migliaia di chilometri da dove è stato costruito e cominciare anche ad emettere delle informazioni mai possedute prima. Ecco, quindi necessariamente qualcuno ha dovuto inventare un modello, quindi una rappresentazione semplificata di questo oggetto, di questo meccanismo, per
riuscire a gestirlo, poi scomporlo senza mai dimenticare. E questa è la grande massima legata a lavorare con i modelli. Non mai dimenticare, primo, che i modelli sono una semplificazione della realtà, e secondo, che il modello non è una questione, non è un fatto isolato, ma è sempre una parte di una realtà più grande. Un'altra considerazione pratica è che parlare di sistemi dinamici e complessi vuol dire disporre di elementi che li possano descrivere. Questi sono i cosiddetti dati, l'informazione. E spesso bisogna lavorare moltissimo per riuscire ad avere un numero di dati sufficiente per poter descrivere il sistema stesso e poter costruire un modello che possa essere sufficientemente aderente alla realtà per non costituire una caricatura. E poi c'è il ragionamento euristico. Lo schema che vedete ai piedi della diapositiva, la nozione di feedback. Questo cosa vuol dire? E quando si lavora con sistemi complessi e con modelli, e quindi con semplificazioni, il ragionamento deterministico cartesiano si rivela poco utile, perché il sistema di ragionamento, soprattutto ragionamento di tipo occidentale, chiamato cartesiano, parte dal fatto che è un ragionamento lineare. Per cui quando sto facendo una ricerca e mi trovo, davanti a un dubbio, in genere ho solo due soluzioni, o il sì o il no, rispettivamente o è bianco o è nero. E se voglio andare avanti nel mio ragionamento, se scelgo uno o l'altro, pur disponendo di un numero insufficiente di dati e di informazioni, il rischio di una deriva, quindi di un ragionamento falso o erroneo, è molto alto. Il ragionamento euristico è invece un ragionamento, diciamo, per certi versi più moderno, per altri versi antichissimo, perché si ispira anche al modo di pensare, per esempio, delle mentalità orientali, in particolare cinesi, che quello, intanto, è sapere che la realtà non è mai tutta bianca o è solo eccezionalmente o tutta bianca o tutta nera. Ma tra il bianco e il nero ho tutta una sfumatura di grigi e probabilmente la verità non è né bianco né nero, ma è altissima la probabilità che la realtà si trovi in una qualsiasi indeterminata, per il momento, gradazione del grigio. Allora, come si fa a ragionare? Davanti a un bivio, quindi a un dubbio scientifico, che ho chiamato step 1, io passo allo step 2 facendo una scelta, quella che mi sembra più ragionevole, sapendo però che arrivato o maturate le conoscenze del secondo step, devo verificarle e se del caso fare un cosiddetto feedback, quindi una retroazione allo step 1 per modificare il risultato o la scelta dello step 1. E questo si ripete poi progressivamente dallo step 2 allo step 3, via dicendo, sapendo che il passaggio da uno step all'altro deve essere sempre considerato provvisorio finché non ho avuto occasione, possibilità di verificarlo, di verificarne le conseguenze, e capire se la scelta che ho fatto nello step precedente è ancora giustificata o meno.
Questo si chiama ragionamento euristico, più ricco e meno pericoloso, meno ricco di meno aleatorio che non un ragionamento lineare di tipo cartesiano. Ci sono domande? Pronto? Al momento non troviamo nessuna domanda in chat. Va bene, allora andiamo avanti. Prossima diapositiva. Ecco, descrivendo le caratteristiche dei sistemi dinamici, ho messo tra le caratteristiche la nozione di input-output, ossia di metabolismo. In biologia, ma anche in cibernetica, a una certa sollecitazione, succede una reazione del sistema sollecitato e quindi una sua controazione. Nei sistemi biologici, si parla di metabolismo perché il sistema dinamico ha bisogno di energia per restare vivo, per compiere il proprio programma di vita. Questa energia in genere è detta in biologia anabolismo. Poi il sistema, qui semplificato nell'ellisse nera, lo trasforma e quindi fa proprio integra o consuma l'energia assorbita e poi emette le scorie. L'insieme di queste tre azioni, quindi input dell'informazione e dell'energia, trasformazione e eliminazione, si chiama metabolismo. Se lo portiamo ad esempi molto semplici e molto pratici, perché ci concernono direttamente, vediamo che l'uomo, l'essere umano, ha bisogno di energia per compiere il proprio programma biologico e quindi deve mangiare, deve assorbire ossigeno, deve respirare. E insieme l'ossigeno più gli zuccheri ingurgitati con la trasformazione fanno sì che l'ossigeno ispirato e gli zuccheri accumulati diventino energia vitale e poi c'è tutta l'eliminazione delle parti così che non servono più. Non sono solo i resti dell'alimentazione, ma c'è anche tutto il ricambio delle cellule. Ci sono delle cellule, per esempio, che nascono e muoiono in una giornata. Per esempio, le cellule della retina non hanno vita lunga, vengono la parte sensibile dell'occhio praticamente cambia ogni giorno. Ecco, questa nozione fondamentale appunto di come funziona questa macchina che è l'essere vivente. Vi ho fatto l'esempio dell'uomo, uguale se parliamo di un omunco o di un serpente, insomma. Ecco, pertanto la nozione di metabolismo. La prossima. Ecco, c'è una nozione importantissima che è omeostasi. In biologia si parla di omeostasi perché è la capacità degli organismi viventi, quindi sistemi aperti o dinamici, di mantenere un equilibrio interno pur nel variare delle condizioni esterne. E questo lo vediamo a tutti i livelli. Qui vi ho messo un esempio biologico tra i più interessanti nel mondo degli animali, che sono il pinguino reale
popola gli Artici, in particolare l'Antartide, dove vediamo queste colonie, questo sistema costituito da migliaia di pinguini reali, maschi e femmine, con i loro piccoli, eccetera, che sono sottoposti a situazioni così di vita estrema, nel senso che dovevano sopravvivere a meno 30, 40, 50 gradi, e quindi si raggruppano per mantenere appunto in equilibrio la loro colonia. Hanno perfino inventato che quando la femmina deve andare a pescare è il maschio che la sostituisce nella cova delle uova. Hanno inventato che, siccome non hanno un nido, l'uovo lo tengono tra i piedi e questa specie di sacca che hanno sotto la pancia. E questi sono tutti adattamenti della specie originale alle esigenze del clima, dell'ambiente ostile che gli permette invece di mantenere la comunità. Voi sapete, tra l'altro, fa parte dell'omeostasi il fatto di limitare il numero degli elementi di una specie in funzione del cibo disponibile. Ossia, soprattutto tante popolazioni di animali selvatici non fanno progeniture, non producono uova, per così dire, o piccoli, se l'ambiente non mette a disposizione sufficiente cibo per tutti. Ci sono altre azioni così negli animali, per esempio. Le volpi fanno una cucciolata all'anno. Se però la cucciolata per ragioni XY, cioè i cuccioli non sopravvivono, magari perché sono stati così presi d'assalto da un branco di lupi o qualcos'altro, ebbene la femmina diventa immediatamente il nuovo fecondo per fare una nuova cucciolata e quindi continuare nel programma biologico di questa specie. Questo è dato anche negli esseri umani. Forse avrete già sentito parlare del cosiddetto baby boom, che è una crescita straordinaria delle nascite in paesi occidentali, eccetera, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, dove c'erano stati milioni di morti e quindi la popolazione si era ridotta al di sotto di un certo limite. Quindi l'omeostasi è appunto questo bisogno di tenersi in equilibrio e di garantirsi una quantità sufficiente di elementi per poter portare avanti il programma biologico della specie. Prossimo. Ecco. Un altro termine legato poi niente all'analisi dei sistemi, che oggi è sulla bocca di tutti, la resilienza. Non so, ancora 5 anni fa nessuno parlava di resilienza. Oggi è entrata in vocabolario anche dei politici. La resilienza è questa facoltà di potersi non solo adattare, ma addirittura della. Ho parlato prima di autoriparazione come caratteristica dei sistemi dinamici. In informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d'uso e di esistere o di resistere all'usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati. In ecologia e in biologia, la resilienza è la capacità di una materia vivente di autoripararsi dopo un danno, o quella di una comunità o di un sistema ecologico
di ritornare al suo stato iniziale dopo essere stata sottoposta a una perturbazione che ha modificato quello stato. Ecco, la resilienza è quella capacità nei sistemi aperti, dinamici, di assicurarsi l'omeostasi. L'ultimo è meno importante, mi concentro sui primi due. E vedete che vi ho portato anche due esempi. Prossima diapositiva, per favore. Dove vedete che l'automobile, come simbolo qui emblematico di un sistema chiuso, di un sistema non resiliente, che appena ci sia un danno bisogna correre in garage a farsi riparare l'automobile perché da sola non ce la farà mai. Mentre invece a destra ho portato un esempio, anche qui tra i mille che potrei portare, del branco di lupi che quando ce n'è uno ferito, sì, praticamente riesce a sopravvivere, eccetera, leccandosi le ferite, come si dice, e fare in modo che continui a essere membro del proprio gruppo, il proprio branco di lupi, pur essendo magari stato ferito in qualche lotta, in qualche avventura per procurarsi da mangiare. Quindi la grande differenza, una delle grandi differenze tra i due tipi di sistemi è una delle grandi caratteristiche che fanno la forza dei sistemi dinamici, proprio quella di, pur essendo stati così urtati, feriti o anche decimati, di riprodursi sufficientemente. Come dicevo prima, la resilienza, anche quella della specie umana, che dopo una guerra fa sì che aumenti la fertilità delle coppie e la probabilità di avere dei bambini aumenta e quindi la comunità si rigenera, si ricostituisce. Prossimo. Non so se è uso fare una pausa, dovete fare una pausa. Forse continuo perché. È meglio continuare Sì, su dottore, questo. continuiamo senza pausa perché abbiamo cominciato già tardi. Esattamente, allora, Bene. anche il mio Prego. pensiero. Prego. Quando ho fatto l'elenco dei caratteristici sistemi, vi ho parlato, ho accennato al teorema di incompletezza di Karl Gödel. Karl Gödel, come leggete qui, dice che. O diciamo che ciò che Gödel ha mostrato è che in molti casi importanti, come nella teoria dei numeri, nella teoria dei sistemi, nella teoria degli insiemi e nell'analisi matematica, non è mai possibile giungere a definire una lista completa degli assiomi che permetta di dimostrare tutte le verità. Ogni volta che si aggiunge un enunciato all'insieme degli assiomi noti, ci sarà sempre un altro enunciato non incluso. Tradotto questo teorema, ho riportato all'analisi sistemi, come ho detto all'inizio, è un sistema. È sempre parte, è sempre a sua volta sotto insieme o elemento di un sistema d'ordine superiore ed è a sua volta composto da sottosistemi. E quando arrivo al sistema d'ordine superiore c'è sempre la possibilità che si trovi un sistema ancora più grande al quale devo rivolgermi per capire come funziona il sistema d'ordine immediatamente inferiore.
E questo è un po' così, una maledizione della scienza, perché la scienza è obbligata a tirare delle conclusioni pur sapendo di non possedere tutta l'informazione necessaria per essere certo al 100%. Da cui il fatto che ogni risultato sarà sempre un risultato provvisorio. Addirittura Einstein, quando ha scoperto la teoria della relatività, dopo poco tempo, dopo qualche anno, ha dovuto trasformarla in teoria della relatività generale per rapporto alla teoria della relatività speciale, che era quella precedente. E dopo di lui altri matematici hanno aggiunto sempre qualcosa. In questo momento sto leggendo, per esempio, che la catena dei grandi scienziati che vanno da Newton a Einstein sta per essere completata, ma non sarà l'ultimo passo, con tutte le ricerche astrofisiche che sono in corso per capire come mai certi corpi celesti hanno dei comportamenti che non rispondono, non obbediscono alle leggi enunciate da Einstein e prima di lui, 200 anni prima, 300 anni prima da Newton. Ecco, di questo noi dobbiamo essere coscienti quando lavoriamo su o cerchiamo di capire il funzionamento di un sistema e che praticamente dovremo sempre fare appello a nuove conoscenze per riuscire a conoscerlo maggiormente, non riusciremo mai a conoscerlo completamente. Prossimo. Ecco, non mi soffermo molto sulla questione dei dati. Diciamo che c'è una caratteristica recentissima, moderna, a proposito dei dati, è che finora per estrarre leggi verificabili è stato proposto un modello che poi è stato confrontato con i dati, quindi verificato empiricamente. Oggi, con l'entrata in forza nel mondo della scienza, i cosiddetti big data, e grazie alle nuove disponibilità quasi infinite di calcolo, si può dedurre dai big data, quindi rovesciare in pratica quello che era diciamo, il processo scientifico valido fino a poco tempo fa. E si parte praticamente dai dati, quindi dalla realtà, per capirne le leggi che li reggono, per capire quali algoritmi efficaci utilizzare allo scopo di tanto estrarre le leggi che già esistono nella natura. E quindi andiamo avanti, la prossima. Ecco, sui modelli in pratica ho già parlato. Prossimo. Allora, qui si dice che le strutture complesse si sviluppano da una moltitudine di entità e di elementi interagenti tra di loro. Predire la formazione di queste strutture, studiare la dinamica degli elementi collegati tra di loro è la finalità della scienza dei sistemi complessi. Torniamo ancora alle definizioni, ma questo è legato necessariamente diciamo, a questa nuova nozione, che forse non vi è nuova, che è quella dell'esistenza di Big Data. Per chi non l'avesse, magari già non lo sapesse già direttamente,
I big data sono quegli ammassi di miriadi di dati che si possono dedurre da tutte le tracce che noi lasciamo con i nostri computer e telefonini nella grande nuvola dei dati, che sta sopra di noi. E ci sono dei programmi, ci sono degli algoritmi che permettono di estrarre molte informazioni da tutte queste tracce e di renderle così interessanti per scoprire delle leggi dei grandi numeri che finora invece si potevano solo immaginare, intuire, ma non misurare come si può fare. Questa tradizione della complessità nata negli anni Ottanta negli Stati Uniti è il risultato di un lavoro matematico sul caos. Ossia, analizzando queste nuvole apparentemente disorganizzate di dati con degli algoritmi matematici così sviluppati appositamente, possono essere invece organizzate perché parlino, perché ci dicano quali leggi di comportamento sottendono. Prossimo. La tradizione della complessità supportata da una maggiore potenza computazionale permette di descrivere il comportamento degli insetti sociali, dei banchi di pesci, dell'epidemiologia e dell'economia e tante altre nuove realtà, come vedremo in seguito. Prossimo. Ecco, qui vedete due esempi di situazioni esistenti in natura da milioni di anni e che solo grazie appunto a queste nuove capacità computazionale si riesce a descrivere e a capire nel loro funzionamento. Forse non lo sapete, ma comunque è facile da intuire, ci sono dei pesci piccoli che hanno l'abitudine di vivere in sciami molto compatti e riescono a farlo senza che insorgano degli incidenti, qui vedete con quale densità si muovono, e grazie a questo creano delle masse, delle immagini nelle profondità degli oceani che come figura possono far paura ai predatori perché sembrano un essere molto più grande. Quindi è un caso dove tanti piccoli fanno un forte e riescono a sopravvivere perché non tutti i predatori osano attaccarsi a questi banchi, in quanto ritengono, forse ci sono anche dei problemi di ottica in certi predatori che sono miopi, quindi confondono un grande sciame di pesci con una balena e non osano attaccarli. Altrettanto importante sicuramente lo studio delle regole che fanno sì che le termiti costruiscano dei nidi come quello qui rappresentato e riescono a sopravvivere, a organizzarsi. Il termitaio è organizzato come una città con termiti come nelle api che hanno determinate funzioni, altre ne hanno altre. Come riescono a costruire dei nidi di questa forma dove che sono fatti per resistere al calore, alla calura e anche a creare delle specie di camini che servono a ventilare il termitaio quando la calura potrebbe in pratica cuocere le termiti che ci sono dentro. Ma grazie a queste costruzioni così abili, determinate dall'istinto che si è sviluppato poco a poco, grazie alla resilienza e all'autoriparazione, sicuramente si è arrivati a sviluppare delle tecniche
che sono iscritte praticamente nei cromosomi delle singole termiti. Prossimo. Ma questo è un interrogativo abbastanza così filosofico, direi quasi etico, è una domanda esistenziale, dal momento che siamo noi stessi, in ultima analisi, delle entità interagenti, può forse l'intera società essere descritta utilizzando sistemi complessi? Quindi probabilmente noi siamo, c'è tutta una ricerca che gira intorno a questa domanda per capire meglio come funziona la società. E come si diceva prima, per questo scopo, o a questo scopo, per poter descrivere il funzionamento della società, eccetera, sono utilizzati gli abbondanti dati dei nostri universi digitali. La domanda rimane aperta, ma vediamo qualche esempio sperimentale di questa utilizzazione dei dati che noi lasciamo sulla nube dei nostri. Dei nostri big data, dei nostri così corrispondenti, dei social, soprattutto tutti i social che ormai tutti utilizziamo. Andiamo avanti. Questo è un esempio che ho dedotto da una rivista francese e dimostra che utilizzando i big data dei telefonini nel 2016, durante la campagna elettorale per la presidenza della Repubblica, si è riusciti a costruire delle nuvole di dati che permettevano praticamente di interpretare determinate società e sapere dove si situassero sul territorio della capitale francese. Qui in pratica ogni punto, che poi alla fine si confonde in una macchia, ogni punto è un telefonino che parla di determinate questioni legate alle elezioni, probabilmente a nominare un candidato piuttosto che l'altro. Ebbene, interrogando le banche dati dove tutti questi algoritmi, tutti questi input dei telefonini vari restano stoccati, restano conservati, e analizzandoli geograficamente si riesce a stabilire in che parte della città si è piuttosto favorevole a un candidato che l'altro. Ora, questo è sicuramente utile in determinate situazioni perché utilizzare i big data può permettere di vedere delle cose che prima era inimmaginabile poter vedere. D'altra parte, però, se c'è chi abusasse della disponibilità di questi dati, possono essere anche utilizzati a fini perversi, di repressione e fino a minare. A minare i fondamenti stessi della democrazia, istituire dei sistemi politici autocratici. Forse avrete già letto che in Cina, dove sono estremamente avanzati nell'uso di questi big data, hanno introdotto delle telecamere incaricate in pratica di riconoscere il viso dei singoli cittadini e
E grazie a questo possono seguire gli spostamenti di questi cittadini e, se del caso, magari anche di capire cosa dicono e alla fin fine anche di capire cosa pensano. E questo può essere molto pericoloso, perché sapete che in Cina non si scherza e chi critica il capo dello Stato finisce facilmente in prigione. Dunque, big data possono essere una risorsa, ma possono essere anche un grande pericolo. Prossimo. Questa immagine, come vedete dai contorni, è un'immagine degli Stati Uniti. È interessante perché nel 2016 non c'era ancora la pandemia, però i ricercatori che hanno usato i big data sono andati a capire dove erano i focolai di una certa epidemia, probabilmente le solite influenze invernali che esistono là come esistono anche da noi. Ed è interessante vedere che, appunto, sfruttando i big data e probabilmente anche analizzando chi parla di influenza stomale, c'ho la febbre, eccetera, come parole chiave per far parlare i big data, ecco, riescono a stabilire poi delle concentrazioni di persone ammalate e capire un po' dove sono i principali focolai di questa epidemia di influenza e magari anche riproducendo nel tempo questi dati, vedere come evolve. Immagino che oggi lo stiano facendo anche con il Covid-19. Prossimo. Ecco, qui torniamo un po' nel campo che mi è caro, che è quello dell'urbanistica. L'urbanizzazione sta crescendo rapidamente, su scala globale. Le Nazioni Unite stimano che nel 2050 il 68%, quindi più dei 2/3 degli esseri umani, vivrà in città o in queste manifestazioni, che non so se sono ancora delle città, comunque purtroppo oggi si chiamano anche megalopoli. È quindi indispensabile comprendere le loro dinamiche, ossia capire perché la gente vada ad abitare in città. I fisici sono sempre più interessati perché nelle città si riscontrano i criteri principali della complessità. Le sue proprietà emergono dall'interazione dei suoi molteplici elementi. Con altre parole, quanto dicevo all'inizio con quell'immagine di Piazza del Duomo a Milano, è che se si riesce, grazie ai big data, a estrapolare delle regole di comportamento, si potrebbe fare un passo avanti nella gestione delle città. Avanti. Anche modelli semplificati e l'estrazione, l'abbiamo già detto, di osservazioni quantitative ci permettono di identificare i meccanismi fondamentali che regolano l'evoluzione di questi sistemi. Questa è una frase che però va contemperata con quello che dicevo sui modelli, ossia mai dimenticare che i modelli sono una visione semplificata e quindi non sono tutta la realtà. L'urbanistica del futuro deve quindi integrare fenomeni che non sono direttamente legati alla pianificazione urbana. Disordine e auto-organizzazione si mescolano inevitabilmente con l'evoluzione dei sistemi urbani. Invece di affrontare la complessità proponendo modelli troppo rigidi, sarebbe opportuno pensare alla città veramente intelligente, aperta e flessibile.
Ecco, queste non sono parole mie, sono parole di un ricercatore che ho trovato in una rivista specializzata e ci conduce un po' al concetto di smart cities, ma anche al fatto che le regole troppo rigide in pratica non corrispondono ai comportamenti dei sistemi umani, perché, come abbiamo visto, i sistemi umani, essendo dei sistemi estremamente dinamici, non hanno comportamenti necessariamente lineari, anzi solo raramente hanno i comportamenti lineari, ma hanno spesso dei comportamenti stocastici, i comportamenti che vanno verso il caos e quindi anche verso l'innovazione. Prossimo. Vedere la città come un sistema complesso permette di studiare molte sfaccettature. L'arrivo di nuove fonti di dati, grazie alle tracce numeriche lasciate dagli abitanti, rende possibile la validazione di modelli teorici dell'organizzazione urbana e la struttura statistica dei movimenti. Si allude in questa frase, in particolare, per esempio, a tutta la gestione della mobilità, del traffico, per dirla più volgarmente, perché, prima di disporre dei big data, così, capire come si muovevano le masse e perché nacevano degli ingorghi o dei tappi sui diversi vettori del traffico, eccetera, era un lavoro estremamente difficile. Oggi, si potrebbe, con analisi appropriate, capire molto meglio quali siano le linee di desiderio, perché e quando c'è domanda di spazio, sui trasporti pubblici. E magari si possono anche inventare modi per gestire questa domanda in modo più intelligente, più soft e non sempre solo moltiplicando la dimensione delle infrastrutture o dei sistemi di trasporto che consumano uno spazio spaventoso e quindi vanno contro gli interessi della biodiversità, contro gli interessi anche diciamo, di una gestione ecologica del nostro spazio di vita. Prossimo. Qui c'è un esempio, tratto sempre dalla stessa rivista, che dimostra come sia relativamente facile, per chi sa, lavorare con i big data, capire come sono le relazioni tra le persone all'interno di una struttura urbana. Nel caso specifico, vedete nell'immagine che con il punto giallo si è potuto stabilire quali persone questa persona, punto giallo, incontra a seconda dei giorni della settimana quando si sposta sul suo percorso casa-lavoro. L'immagine mi sembrava molto parlante perché ci fa capire anche quanto invasiva può essere un'analisi di questa natura, però è anche molto dimostrativa di quanto complesse siano le relazioni di un sistema urbano. E qui abbiamo solo una persona, se lo dovessimo fare per ognuno dei punti rossi che ci sono qui dentro, capite che diventerebbe una complessità quasi non rappresentabile, nonostante i computer. È comunque una bella immagine di sistema e di analisi di sistema. Vediamo la prossima. Ecco, io con questo arrivo alla conclusione, che sono poche frasi che spero però di darvi un po' come un viatico
La complessità del mondo è un dato di fatto, quindi l'importante è capire, internalizzare nel nostro modo di pensare il fatto che la complessità esiste, che è ineluttabile, ma non è un male, anzi, piuttosto un vantaggio. Esserne consapevoli significa avere un atteggiamento intelligente e modesto nei confronti dei problemi della vita, ma anche avere il coraggio di affrontarli senza timori reverenziali. Il fatto che ci troviamo davanti a problemi che sono per loro natura complessi non deve intimidirci, anzi deve darci, stimolarci a creare magari anche nuove conoscenze, nuove scienze per riuscire a capirli meglio. Per fare ciò, quindi per affrontare questi sistemi complessi, abbiamo la scienza dei sistemi dinamici con le sue regole che permette di ridurre il margine di errore. Ho parlato prima, per esempio, uno dei sistemi è quello del ragionamento euristico. Come insegna Morin, sempre lui, il mio grande maître à penser, come insegna Morin, la prima regola nel praticare l'analisi dei sistemi è quella di praticare l'interdisciplinarietà e nel rifuggire dalla specializzazione e dal riduttivismo, riduttivismo che porta spesso a un pensiero così complottista e fascizzante. Ecco, io vi ho portato in grande sintesi un po' il mondo dei sistemi, dei sistemi aperti e sistemi chiusi, rispettivamente vi ho portato, spero, a capire qualcosa anche della complessità e della necessità del pensiero complesso. E per farvi digerire tutto questo grande polpettone, vi porto un'immagine di un sistema complesso ma idilliaco e prego di mettere la prossima diapositiva. Mi sembra anche molto poetica per dire che non bisogna lasciarsi intimidire. La complessità è qui, ma la complessità è anche poesia. Grazie per la vostra attenzione. Sono evidentemente disponibile se avete delle domande per affrontare qualche aspetto che vi è particolarmente interessato.